Ciao, ciao a tutti. Ora riprendiamo il discorso che abbiamo iniziato su come cominciare. Come cominciare a tirare arco nudo, come fare meno errori una volta finito il corso, come intraprendere questa bellissima carriera che è quella dell'arco nudo, che ci darà tante soddisfazioni, ma che sarà irta, ve lo dico e ve lo ripeto, sarà irta di ostacoli che metteranno a dura prova la vostra capacità di oltrepassarli. La volta scorsa abbiamo parlato dei materiali da acquistare, soprattutto per quanto riguarda l'impugnatura. Ora vediamo anche tutto il resto. Cosa manca? Mancano soprattutto le frecce e vediamo di non commettere da subito degli errori sulle frecce, e che sono ovviamente la cosa più importante, ma sbagliare è dietro l'angolo. Ecco un buon sistema che adesso vi spiegherò come minimizzare l'errore di acquisto della freccia. Molto bene, avete acquistato la vostra attrezzatura, vi mancano le frecce. Frecce acquistate, le frecce sono importanti, sono la cosa più, forse più importante per quanto riguarda l'attrezzatura. Comprate frecce in carbonio economiche, tranquillamente. Queste sono delle Cross X Ambition, quelle da arco scuola. Vanno bene, sono frecce in carbonio, quando le hanno inventate hanno vinto i campioni del mondo. Quindi sono le stesse che si usavano negli anni 80, che si diceva i campioni del mondo. Quindi quelle frecce in carbonio vanno molto bene, per l'arco nudo in particolare, perché noi le possiamo prendere un pochettino più morbide, ma belle lunghe, e poi ne tagliamo un pezzettino alla volta, ci facciamo aiutare dal nostro istruttore, ne tagliamo un pezzettino alla volta finché le frecce non volano dritte, perché per l'arco nudo è molto importante che le frecce volino dritte. E questo In effetti, azzeccare lo spine della freccia al primo colpo è un dramma un po' per tutti, anche per gli arcieri esperti, figuriamoci per i neofiti. L'arco nudo ha, non avendo il clicker, non avendo una misura di freccia assolutamente giusta, sappiamo, no? L'allungo al bottone più un pollice e tre quarti, proprio per essere pronti a uscire dal clicker. Nell'arco nudo non abbiamo questo problema. Tranquillamente possiamo avere anche 10 cm di freccia oltre il riser, quindi non abbiamo dubbi, non abbiate dei dubbi su comprare delle frecce un pochino più lunghe, tagliuzzarle e poi trovare lo spine dinamico adeguato. Non vi dovete minimamente preoccupare se escono dal riser di molto, per il momento non fa assolutamente nessuna differenza. Operate in questa maniera e otterrete dei risultati fin da subito un pochino più buoni. Questo si ottiene solamente se lo spine è perfettamente centrato sulla nostra potenza dell'arco e sul nostro modo di tirare. Quindi sullo spine dinamico che scaturisce dall'acquisto delle frecce è un sacco di fattori. Patelletta, rilascio e non ultimo potenza dell'arco. Il peso della punta deve essere proporzionato alla lunghezza dell'asta. Perché è proporzionato alla lunghezza dell'asta? Perché deve avere un foc adeguato. Per le frecce in carbonio, il foc, fatevelo sempre spiegare dal vostro istruttore cos'è il foc, se non me lo chiedete, deve essere intorno, per le frecce in carbonio, intorno al 10-12%. Quindi il peso della punta sarà proporzionato alla lunghezza dell'asta. Quindi procuratevi un po' di punte da 80, 90, 100 grammi. E poi mettete la punta migliore per avere un foc del 10-12%. Quando avrete tagliuzzato la freccia, ta 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 ta, tagliuzzato la freccia, per vederla poi vedere volare dritta. Mi raccomando, nel taglio della freccia di usare
attrezzi adeguati. In società non deve mai mancare la molla tagliafrecce da utilizzare sempre in sicurezza, sempre con gli occhiali, sempre con i guanti. Bisogna sempre fare attenzione a queste attività. Quindi è una buona norma farlo fare le prime volte dall'istruttore, e se la società lo consente la potete poi adoperare anche voi, sempre però, mi raccomando, sempre rispettando le norme di sicurezza legate all'utilizzo di questo pericoloso accessorio. E poi da lì la messa a punto la faremo più avanti. Prima dovete consolidare la vostra tecnica. La messa a punto dell'arco la fate poi con i materiali magari più buoni che comprate più avanti, ma adesso non sapete ancora tirare, non fate ancora una rosata con un diametro di 20 cm a 15 metri. Tutte le frecce non stanno in un diametro di 20 cm. Quindi è inutile fare la messa a punto. Molto bene, avete comprato il vostro materiale. Frecce in carbonio le avete tagliate, avete messo la punta con foco per ottenere un foco del 10-12%. Ora non ci resta che tirare. Avete già imparato nel vostro corso di base e dovete solo affinare quello che avete imparato. Il concetto di FOC per il momento non è che sia di vostro grande interesse. È bene comunque che conosciate questo particolare. Il FOC è l'acronimo di Front of Center, quindi di quanta percentuale è spostato in avanti il peso della freccia dalla mezzeria, e questo è in percentuale. In balistica è importante, quindi per avere un volo adeguato non bisogna che sia troppo poco. È sempre meglio che sia verso il massimo del FOC che ogni costruttore di frecce identifica. Quindi nelle tabelle ci sarà senz'altro scritto qual è il FOC ideale per la vostra freccia. Normalmente per le frecce a carbonio, per l'appunto, è tra il 10-12%, però alle volte si può anche aumentare leggermente senza particolari problemi. Soprattutto dovete partire col piede giusto. Allora, la prima cosa da imparare su tutte è che non esiste un ancoraggio fisso per l'arco lungo, perché dipende dalle nostre misure antropometriche. Quindi non voglio vedere gente con l'indice all'arco della bocca. È la più grande cizzata del mondo. Non c'è un allungo specifico. L'allungo è quello che ci permette di stare comodi nel tiro. Quindi un allungo comodo, che io sto comodo, sono allineato, la forte di spinta e trazione sono perfettamente sul piano verticale, spinta e trazione, fermo, rilascio. Quindi non vi preoccupate se i punti di contatto al viso sono uno solo. Io consiglio sempre di stare col pollice sotto il mento, in questo modo qua. Ecco, questo è il modo. Sono comodo e posso rilasciare la freccia. Sì, insisto sempre molto sul problema dell'allungo. Effettivamente vedo troppi archi nudi che sono completamente chiusi, che non sono minimamente in allenamento. Quando rilasciano le dita, quant'anche abbiano un rilascio, non uno sgancio terrificante, tutto il corpo dal bacino in su si destabilizza e si sposta. Quindi è molto importante avere un allenamento, e per avere un allenamento, ahimè, bisogna verificare qual è l'allungo giusto, quant'è l'allungo e dove e come andare in ancoraggio. E questo per l'arco nudo è estremamente, estremamente importante. È importante per tutti gli archi, ma nell'arco nudo è più difficile, non so perché, ma è più difficile da capire, perché questo si vede nei campi di tiro. Ok, quindi pollice sotto il mento, si vede bene, andate a vedervi gli altri miei filmati. La prima regola: nessun indice all'angolo della bocca, non esiste, esiste solamente che mi allungo bene e sono in equilibrio dinamico, fondamentale, il più importante dei fondamentali del tiro.
l'equilibrio di campo. Dopodiché la testa non si deve muovere, imparate immediatamente a non muovere la testa. Una volta che siamo in questa posizione in pretrazione, la testa non si deve più muovere, deve stare ferma, affino la vista e tiro. Ok? Cominciamo con queste due cose e vediamo che siamo in grado di progredire molto molto bene. Ok? Mi raccomando. Sì, anche su questo punto insisto sempre molto. La mia idea è questa, che già da subito la testa deve rimanere ferma. Non so perché, ma non lo fa quasi nessuno. Tutti vanno a ricercare, vanno a spostare la testa verso l'ancoraggio, ma e non l'ancoraggio verso la testa. Cioè la testa dalla pretrazione deve non muoversi più e non andare a cercare i contatti. Sono i contatti che devono andare a cercare la testa, perché sennò è come avere una diostra ballerina sul proprio fucile. Non si posizionerà mai nello stesso punto. Quindi testa ferma, mi raccomando. Riparliamo un attimo dei pesi, perché ecco, tutti hanno i pesi, e perché mi hai detto di non mettere i pesi? Allora, si comincia senza pesi, ve lo dimostro. L'arco non deve scalciare, tutti gli istruttori dicono. Quest'arco qua è perfettamente bilanciato, guardate, quest'arco qua è lo Smart Riser nero. Però ciò non toglie che io posso tirare tranquillamente anche con questo arco. Perché no? Guardate che bell'arco. Eppure quest'arco non è perfettamente bilanciato. Nessun arco tradizionale e può montare pesi o monta pesi ed è perfettamente bilanciato. Ma esiste, funziona bene, funzionano bene anche questi archi tradizionali e possono dare anche grandi soddisfazioni. Ma basta usarli nello stesso identico modo che si usano con l'arco nudo. Posso usare anche lo string, ma normalmente si usano senza string, perché si usa un altro metodo di mira, ma si va in ancoraggio e si tira nello stesso identico modo. Ha scalciato? No, non ha scalciato ed è leggerissimo e non ha nessuna bilanciatura. Ok, riproviamo per convincervi. Sotto cocca, testa ferma, ancoraggio, rilascio. Ha scalciato? No, non ha scalciato. Grazie, ciao. Ho voluto ancora una volta ribadire il fatto dei pesi. Sì, i pesi servono, nessuno lo mette in dubbio che i pesi servono. Nessuno mette in dubbio che un arco pesante è più stabile. Nessuno lo mette in dubbio, nessuno. E neanch'io lo metto in dubbio. Sicuramente un arco pesante è più stabile. Sicuramente un arco fatto apposta per l'arco nudo è più stabile di un arco olimpico. Non c'è dubbio alcuno. Ma voi state imparando, dovete imparare a tirare, dovete imparare ad acquisire sensibilità, e la sensibilità si ha nel follow through del polso dell'arco. Il polso dell'arco si deve rilassare. Se è troppo pesante all'inizio lo stringerete, non c'è dubbio che lo stringerete, e quindi dovete rilassare questo benedetto polso. E dopo l'allungo, dopo la testa ferma, il polso dell'arco si deve rilassare, ed è molto difficile da fare. E cominciate a farlo senza pesi. Poi pian pianino aggiungerete 200 grammi, 250 grammi, 300 grammi, anche 350 grammi sull'arco va bene. Però dovete imparare a rilassare il polso. Avete visto? Vi dovete convincere di questo. Ho tirato con un arco tradizionale leggerissimo, un arco tradizionale veramente leggerissimo, eppure non ha scalciato minimamente. Questo grazie ad aver acquisito una buona tecnica. Ok, l'ho fatta un po' lunga oggi, spero di esservi stato utile con queste piccole informazioni, e direi come al solito alla prossima, ciao e buona serata.
Cosa? Sì. No, le frecce le ho sbagliate abbastanza anch'io. Vabbè, le compri e poi le provi. Se devi aumentare troppo le libbre o devi fare troppo, le cambi. Per quello che è sempre meglio farsele prestare e provarle prima, perché è troppo facile sbagliare. No.